Ciao a tutti amici di Space View, un saluto da Davide, il vostro ingegnere. Oggi parleremo di un aereo che è un po' un punto simbolico degli aerei di aviazione generale, dove moltissimi piloti hanno preso le prime ali, il primo brevetto PPL, e insieme al suo fratello è omnipresente in quasi qualsiasi tutti gli aeroclub del mondo, ovvero il Cessna 172P. Volevo anche innanzitutto ringraziare l'aeroclub di Serristori dell'Aretino, che oggi ci ha fornito l'aereo e ci sta dando la possibilità di registrare questo video. Il Cessna è un aereo simbolico per l'aviazione generale, grazie alla sua semplicità di costruzione e alla sua facilità di pilotaggio ha trovato una larghissima diffusione in tutte le scuole e gli aeroclub del mondo. Infatti quasi tutti i piloti, se non hanno imparato a volare su un Piper, hanno imparato a volare su un aereo come questo. Ma incominciamo adesso ad andare a esplorare i vari dettagli che caratterizzano questo aereo e a vedere in particolare quali sono le caratteristiche costruttive, aerodinamiche e di capacità di volo. Cominciamo con il walk around e ovviamente come sempre partiamo dal motore. Il motore in questo caso Lycoming da 160 cavalli, raffreddata ad aria. Ovviamente il raffreddamento aria conferisce una semplicità della struttura, non sono necessari circuiti idraulici secondari e anche una maggiore affidabilità, perché meno circuiti vi sono a bordo, più difficile è la possibilità di guasto. Il motore viene raffreddato direttamente da queste prese in cui l'aria entra mentre l'aereo vola, ovviamente anche aiutato dall'elica, e passa attraverso i cilindri. L'elica è un'elica a passo fisso a bipala. In questo caso un'elica a passo fisso appunto ottimizzata per dare il massimo della spinta a velocità nulle. Come vedete la struttura del motore è carenata per ridurre la resistenza aerodinamica, mentre semplicemente lo scarico è questo tubo. Ovviamente è stata favorita la semplicità del design in generale per ridurre i pesi e per far sì che questo aereo abbia anche pochissima necessità di manutenzione. Continuando ad andare avanti abbiamo la cabina di pilotaggio, che grazie alla posizione alta dell'ala ha un'ottima vista, specialmente verso il basso. Questa presa qui è la presa statica, in cui si misura la pressione dell'aria in volo, che ovviamente viene collegata all'altimetro e agli altri strumenti barometrici interno all'aereo. Ovviamente attaccata alla cabina troviamo l'ala, che è un'ala alta, a configurazione tipica ala alta, in cui viene sostenuta e agganciata, gli scarichi sulla fusoliera vengono sostenuti e distribuiti grazie alla presenza di questo truss, di last beam, che in questo caso vedete carenato per ridurre un po' la resistenza durante il volo. Ovviamente i carichi, siccome vengono passati alla fusoliera tramite tutta questa struttura, perché come potete vedere sopra la fusoliera non ha elementi strutturali, è semplicemente un vetro in cui può essere visto, quindi tutti i carichi alari della portanza e anche del peso vengono trasmessi in fusoliera, scaricati sulla fusoliera in questo punto. Prima cosa che possiamo notare dell'ala ovviamente è il suo profilo. In questo caso la Cessna hanno adottato per un profilo modificato della serie NACA 2412. Andando avanti nel nostro walk around, sull'ala troviamo l'immancabile tubo di pitot che scopriamo ora, e quindi abbiamo la presa dinamica e la presa statica, uno tubo di pitot standard molto semplice che ovviamente va coperto tutte le volte che siamo a terra, specialmente d'estate, per evitare che insetti vadano a farci il nido e lo ostruiscono. La struttura dell'ala è molto semplice, lineare, è un'ala dritta, senza freccia, senza rastremazione, semplicemente rettangolare. Ha delle piccole carenature sul bordo di uscita per ridurre leggermente la resistenza indotta, andando a influenzare i vortici di estremità. Come potete vedere, qui da vicino vi è questa piegatura verso il basso che influenza, riduce un po' la recirculazione del vortice e lo riduce il distacco di questi vortici d'estremità, che sono i principali responsabili della resistenza indotta. Troviamo l'alettone collegato tramite cablatura a comandi di volo, e vi potreste stupire di quanto sia semplice il collegamento e la connessione con l'ala. Sono delle piccole cerniere con le dimensioni di un dito.
Andando avanti, ovviamente, sulla semiala interna troviamo l'immancabile flap, che ha tre settaggi, può scendere fino a un'inclinazione di 60 gradi, perché questo aereo è stato progettato anche per operare da aviosuperfici e piste estremamente corte. Possiamo farlo atterrare anche in semplici di una pista lunga semplicemente 600 metri, in completa sicurezza. Il design della coda anche tuttora è molto semplice, squadrata per ottimizzare sia i volumi sia la trasmissione degli sforzi, e va a finire nei piani di coda. Qua abbiamo i piani di coda orizzontali e i piani, il singolo piano di coda, la singola deriva verticale, con questa estensione che solitamente si trova in quegli aerei in cui si vuole aumentare leggermente l'autorità della deriva, soprattutto in condizioni di alto angolo di attacco per mantenere la stabilità direzionale dell'aereo. Solitamente quando un aereo prevede questo allungamento della deriva è perché si vuole aumentare notevolmente le capacità del piano di coda verticale. Troviamo il classico piano di coda con una soluzione classica tipo di aerei di aviazione generale, in cui la parte frontale è fissa mentre la parte posteriore, il bordo d'uscita, è mobile per garantire sia il controllo che l'equilibratura dell'aereo a differenti incidenze. Vi abbiamo anche questo tab per bilanciare questo prolungamento, viene chiamato tab in gergo tecnico, viene utilizzato per bilanciare gli sforzi di cerniera presenti sulla parte mobile dell'equilibratore. Particolarità di questa configurazione è che sull'equilibratore, sul bordo di uscita, troviamo questi fili che sono chiamati in gergo electric discharger. Cosa sono? Allora, questi servono a proteggere l'aereo in caso venga colpito da un fulmine. Come potete vedere, l'intera struttura è metallica, quindi se venisse l'aereo colpito da un fulmine, per il concetto della gabbia di Faraday, i piloti dentro non sentirebbero nulla, ma le cariche si distribuirebbero sulla superficie. È ovvio che, sempre per l'effetto della gabbia di Faraday, le cariche si distribuiscono nei punti più acuti della superficie dell'aereo. Quindi, qual è la strategia? Creare questi fili, che come potete vedere sono dei piccoli punti acuti dell'aereo, in cui qualora una carica elettrica colpisca l'aereo, tutti gli elettroni inizierebbero a viaggiare sulla superficie, si concentrerebbero in queste punte e andrebbero a consumare la cima di queste tramite dissipazione di calore, e quindi l'intera struttura rimarrebbe protetta da danni locali mentre questi fili si consumano per via del calore generato dall'elettricità statica. Ovviamente, andando avanti, su questo lato dell'equilibratore troviamo il trim, che in questo caso è full nose down, completamente deflessione massima. Questo trim serve a annullare gli sforzi sulla barra del pilota. Siccome il pilota comanda tramite dei cablaggi in filo direttamente l'equilibratore, a ogni velocità vi sarà una posizione diversa del volantino avanti e indietro, in cui però tuttavia gli sforzi sulla barra non sono nulli. Tramite la deflessione di questo tab, di questo trim, si annullano gli sforzi per quella velocità di volo e quindi la barra rimane in quella posizione fissa senza che il pilota debba applicare nessun tipo di sforzo. Continuando ad andare avanti, ci troviamo di fronte al carrello principale. Ora, è un carrello molto semplice, fatto a balestra, in cui lo shock dell'atterraggio viene assorbito tramite questa deformazione di questa balestra. Come vedete, questo lato del carrello insieme a quell'altro formano una specie di curva di balestra, come se fosse proprio una balestra medievale, che all'alto dell'atterraggio si deforma e assorbe la velocità verticale dell'aereo. Per il resto è una struttura molto semplice, con le ruote carenate per ridurre un po' la resistenza e i freni incorporati davanti. Ovviamente anche il carrello principale, il carrello frontale, è carenato per ridurre la resistenza in volo. Il Cessna non ha il carrello retrattile, che rimane infatti esteso durante tutto il volo, e gli elementi di questo carrello sono tipici e semplici di qualsiasi aereo di aviazione generale, compreso l'ammortizzatore, in questo caso che funziona in maniera verticale per assorbire lo shock,
e questo triangolo è lo shimmy, l'antiscimmy, che essenzialmente serve a evitare che il carrello, questo rotino frontale, inizi a vibrare come fanno i carrelli della spesa quando andate al supermercato. Passiamo adesso all'abitacolo. Come potete vedere, cosa che accomuna tutti gli aerei di questa tipologia e quasi tutti i Cessna di questa classe, è molto spartano, ma questo non significa che non sia efficiente. Prima cosa che possiamo vedere è il pannello frontale, in cui abbiamo i vari strumenti ad aria e anche giroscopici, tra cui l'anemometro, il virosbandrometro, l'orizzonte artificiale, l'orizzonte, la situational awareness, la bussola, immancabile e obbligatoria per gli aerei di questa categoria, e anche in questo caso il navigatore VOR DME, l'altimetro, e il vertical speed indicator, che ci va a indicare se l'aereo sta salendo o scendendo. Qui in basso troviamo i contagiri del motore. Essendo un aereo a elica a passo fisso, quei settaggi della manetta corrispondono direttamente ai settaggi dei giri del motore, quindi con la manetta non controlliamo direttamente i giri del motore. Sono poi tutti gli altri strumenti secondari: l'indicatore della pressione dell'olio, la temperatura della pressione dell'olio e della temperatura, l'indicatore di carburante e i vari strumenti di bordo, di radio e navigazione. I comandi, l'aereo è a doppio comando tramite il volantino, i comandi sono sincronizzati, essendo anche un aereo per scuola, ovviamente di solito sulla sinistra sede l'allievo e sulla destra l'istruttore. Troviamo poi i comandi del motore, in questo caso sono solo due, sono la manetta e il controllore della miscela. Cosa serve il controllore della miscela? Di solito all'atterraggio e decollo la miscela è messa tutta in modalità ricca. Ovviamente quando l'aereo inizia a salire di quota, la densità dell'aria diminuisce. Quindi, non avendo né un supercharger né un compressore, noi dobbiamo far sì che la miscela rimanga sempre ricca, o comunque il rapporto tra quantità di carburante e quantità di aria sia costante, ovvero vicino al punto di massima efficienza di combustione. Tramite questo leva noi possiamo smagrire la miscela quando andiamo in quota, perché ovviamente se l'aria diminuisce la densità, allora anche la quantità di carburante inserita deve diminuire. In basso troviamo i comandi del timone, che sono questa pedaliera, che è anche, controllano anche i freni, e ovviamente l'immancabile selettore carburante e il rubinetto, che può essere chiuso o semplicemente entrambi, far sì che i due serbatoi siano direttamente collegati al motore, oppure selezionarne uno o l'altro. Va detto che il Cessna i serbatoi forniscono carburante al motore per semplice gravità, quindi non c'è bisogno di pompe o di altri ausili meccanici per far sì che il carburante fluisca nel motore. Altri controlli fondamentali sono questa leva che gestisce i flap, che in questo caso, in questa versione dell'aereo, sono gestiti da un piccolo motore elettrico, vengono abbassati, e infine il freno parcheggio, che è semplicemente questa leva che va messo quando l'aereo è fermo. Come potete vedere, l'abitacolo è spartano, ma come già detto, ma è perfettamente efficiente, e grazie alla posizione dell'ala alta e alla squadratura in cabina, che non è ottima dal punto di vista aerodinamico, però tuttavia ci fornisce un'ottima visibilità e anche una visibilità verso l'alto, perché come detto l'ala non attraversa la cabina. Ovviamente l'ala alta offre un po' di difficoltà tutte le volte che siamo in virata, perché ostruisce il campo visivo tutte le volte che viene abbassata, soprattutto verso l'alto. Quindi una piccola prassi tipica degli aerei di Cessna per vedere se ci sono traffici di lato o no è inclinare da un lato e dall'altro periodicamente l'ala, per far sì che si possa vedere anche verso l'alto e dare uno scanning view rispetto al traffico che ci può circondare l'aereo. Parliamo adesso delle prestazioni di volo. Cessna 172 è un aereo molto facile da pilotare, non richiede particolari attenzioni, infatti è utilizzatissimo nelle scuole di volo per dare anche i battesimi dell'aria e anche per portare semplicemente delle persone a giro per una piccola crociera di piacere. Non ha una grandissima velocità massima, parliamo di 112 nodi a 6.000 piedi di velocità vera,
quindi rispetto a altre aeree è molto lento, ma nonostante questo è quello che possiamo avere da un aereo leggero con questa motorizzazione. Ovviamente una cosa che lo contraddistingue è la capacità di decollare e atterrare in brevissimi spazi. Può operare tranquillamente in piste, in erba, da 600 metri o anche 500 metri o anche meno, qualora il pilota sia veramente esperto della macchina e l'aereo non viaggi a pieno carico. Una particolarità di questa cellula è che è definita semi-acrobatica, il che significa che può fare anche delle piccole manovre, non tutto il range di manovre acrobatico, ma tecnicamente è in grado sia di sopravvivere alle manovre acrobatiche come il loop o i vari rolli, qualora il pilota sia in grado di farlo, e ha un fattore di carico massimo intorno ai 3G o 4G a seconda del peso in cui stia effettuando la manovra. La particolarità di tutti i Cessna, che è una particolarità anche di questa ala alta, di come è fatta, è che è un aereo in grado di far esercitare i piloti allievi con la vite. La vite è quella particolare condizione di volo, molto temuta dai piloti non esperti e può essere anche molto pericolosa, infatti solitamente si consiglia di farle solo con un pilota esperto accanto o solo in condizioni di addestramento e a alte quota, in cui l'aereo non solo è in una condizione di stallo totale, ma inizia a girare intorno a un asse verticale. La vite può essere molto violenta e, se sviluppata velocemente, può portare a una perdita di quota molto repentina e rapida. Infatti solitamente anche in fase di addestramento contro questa condizione di volo particolare si preferisce fare salire a quote di 5.000 piedi o anche superiori per far sì che ci sia tutto il tempo per recuperare l'aereo. Ovviamente per entrare in vita questo aereo deve essere portato alla condizione di stallo e poi essere forzato sia col volantino e il timone verso uno slip, verso sinistra o verso destra, di solito verso destra considerando il momento giroscopico dell'aereo. È un aereo che può uscire velocemente dalla vite, basta centralizzare i comandi e dare timone opposto e spingere il volantino verso il basso per recuperare la velocità. Quindi è un aereo che sì, può entrare in vite, ma perdona anche molto, è anche molto facile da rimettere. Ovviamente, come detto e ribadito, non provate questa manovra da soli se non l'avete già fatta e non siete esperienti. Se volete provare la vita con Cessna, rivolgetevi all'istruttore del vostro aeroclub, che vi dirà sì, possiamo farla, vi porterà in volo qualora ci siano le condizioni soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza, e vi potrà illustrare cosa significa anche trovarsi dentro una vite dal punto di vista anche proprio fisiologico, perché è una manovra per cui, se è la prima volta, può essere molto può spaventare moltissimo il pilota. Il Cessna 172 è un aereo bellissimo e divertentissimo da volare, e vi invito a provarlo qualora ne abbiate la possibilità. Finisco con un saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori, sono sempre Davide, il vostro ingegnere, e questa volta vi saluto dall'aeroclub di Stelle Story, che è stato così gentile da fornirci sia la location sia il mezzo per realizzare questo video. Ciao a tutti, a presto!